Le Cinque Terre in Liguria sono un patrimonio UNESCO. I turisti arrivano qui da tutto il mondo. I'm from Spain. Boston, Massachusetts. Malaysia. Non c'è parola per descrivere questo posto. Ma alcune cose non funzionano proprio bene, come i bagni pubblici. Com'è? Pessimo. Non si può asciugare le mani. E sono sporchi. Non tengono pulito. Gli ascensori sono fuori servizio, mentre i treni sono affollati. E poi c'è il problema dei furti, segnalati anche dal personale ferroviario. Benvenuti a Vox Reporter. Il 2 giugno, festa della Repubblica, sono andato in Liguria per vedere la situazione delle Cinque Terre, un luogo patrimonio UNESCO che attira ogni anno milioni di turisti. Il viaggio inizia alla stazione di La Spezia. Al punto informazioni un operatore avverte alcuni turisti del problema dei furti, dicendo di fare attenzione ai nomadi. Poi non capisco, mi dispiace perché veramente è una piaga. Il treno invece sembra più che altro una metropolitana affollata. L'aria condizionata è spenta, le porte automatiche non funzionano, alcuni sedili sono sporchi e una coppia di turisti trova posto solo per terra. Come treno a Luna è l'unico che c'è per Luna. Dovrebbero mettersi semmai anche un treno in più, o uno prima o uno dopo. Si arriva a Rio Maggiore, una stazione con una stupenda vista sul mare, ma alcuni turisti non sono proprio contenti. Ho notato un degrado. Non tengono pulito. Vediamo la situazione dei bagni della stazione pessima, di Rio Maggiore. Com'è? Pessimo. Non si può asciugare le mani. Sono sporchi, non c'è nessuno, non si chiudono. Difficile. Immagine per l'Italia. Siete qua in vacanza? Sì, a parte il fatto che non si trova un bagno, quindi siamo dovuti venire in stazione. Rio Maggiore è anche il paesino dove inizia uno dei percorsi più famosi del mondo, la Via dell'Amore. Tempo di percorrenza 25 minuti, ma l'inizio è sporco di escrementi, mentre gli ascensori non funzionano. Pochi metri dopo arriva la sorpresa. La Via dell'Amore è ancora chiusa dopo l'alluvione del 2012. Well, we didn't expect that. We didn't know before to get here, actually. Yeah. Assolutamente, un posto bellissimo, panorama spettacolare, peccato che la Via dell'Amore sia chiusa. Perché magari uno viene apposta, però sicuramente il paesaggio basta già. Certo che fosse stato aperto sarebbe stato meglio. Anche alla stazione di Manarola i bagni pubblici non sono nelle condizioni di ricevere migliaia di turisti ogni giorno. Sono orribili, sporchi e senza nulla. Sicuramente si può fare meglio, molto meglio. Cerco di capire qualcosa di più al centro informazioni. Sono 4 giorni che ho questo assalto. Il turista può trovare un bagno, solo in stazione oppure... O il ristorante può andare. Sì, pagando, bar o ristorante. Invece ci sono già vicino al pagamento. In stazione si può leggere che la stazione è pulita e mantenuta nel decoro dall'ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. Alla stazione di Corniglia invece in funzione c'è solo il bagno delle donne. Sentite cosa dice questa turista americana. And there's no toilet paper in the women's room and it smells. And... Questa senza luce. Bagno senza luce? Nel bagno la donna vanno sia uomini che donne? Io sono più vicino addentro, perché non la faccio addosso. Quello degli uomini è fuori servizio. Mi sembra un po' strano che c'è il bagno chiuso, purtroppo. And I don't find toilet. Due bagni a disposizione per le donne, giusto? Sì. Gli uomini dove vanno? Uomini vengono qua perché sono 4-3 giorni. Quindi qua uomini e donne vengono? Sì. Siamo in alcune stazioni, i bagni sono sporchi, a volte sono messi in fumale, manca la carta, manca... Non so, dove sono io non manca niente. E poi ci sono i furti ai turisti, un problema ben presente al personale ferroviario. Però di solito ci sono sempre. Sì, più che intimorirne un po' e chiamare il carabinieri. Come abbiamo visto, i turisti non mancano, mentre per i servizi si potrebbe fare sicuramente qualcosa di più. Per gli abitanti delle Cinque Terre questi problemi si conoscono da oltre 10 anni. I treni sono strapieni, non se la fanno a scendere né a salire, e anche le ferrovie che sanno di questa situazione non mettono né carrozze e non aggiungono treni. Quanti anni va avanti? Sarà 10 anni più. Treni?
ampliarli o mettere più carrozze, perché il numero ce n'è. Interventi, sentieri, uno su quattro sono aperto, gli altri sono tutti chiusi e fanno pagare il sentiero Vernazza-Monterosso 7,50 euro. Riprendo il treno direzione Monterosso e alla fermata di Vernazza salgono decine di turisti. C'è tanta gente, ma potrebbe migliorare, ma va bene, dai. Vabbè, oggi è un giorno di festa, quindi vuol dire che c'è turismo. Buona! Il mio viaggio finisce alla stazione di Monterosso, ma alcuni turisti riescono a fatica a salire sul treno.